È una pronuncia che farà certamente discutere perché, quantomeno da un punto di vista simbolico, racconta di una bocciatura che la Corte di Cassazione ha riservato alla Procura della Repubblica di Potenza nell'ambito dell'inchiesta sulla mala sanità lucana che portò lo scorso ottobre all'iscrizione nel registro degli indagati di 39 persone, tra politici regionali e locali e amministratori pubblici, compreso il governatore lucano Vito Bardi. I diversi filoni delle indagini fecero emergere alcune condotte criminali che andavano dall'ipotesi di reato dell'induzione indebita alla corruzione, alla tentata concussione e a altri reati contro la pubblica amministrazione. L'indagine portò all'arresto in carcere del consigliere regionale di Basilicata Francesco Piro e all'emissione di diverse misure cautelari nei confronti, tra gli altri, dell'allora assessore alle attività produttive Franco Cupparo, del DG dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza Giuseppe Spera e dell'ex sindaca di Lago Negro Maria Di Lascio. Le stesse misure furono prima attenuate fino alla definitiva revoca per tutti gli indagati a seguito della pronuncia del 26 ottobre del Tribunale del Riesame del capoluogo di Regione Lucano. Tra le motivazioni che i giudici adottarono per la decisione fu determinante la derubricazione del reato ascritto di corruzione in quello di corruzione elettorale, ipotesi per la quale non è prevista l'applicazione di misure cautelari. Ed è stato proprio questo uno dei motivi contestati dalla Procura di Potenza che il 5 ottobre del 2022 ha portato i giudici del capoluogo di regione al deposito del ricorso in Cassazione per chiedere il ripristino delle misure cautelari. Successivamente fu la stessa Procura Generale di Roma, costituitasi in giudizio, a chiedere agli ermellini di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso presentato dai magistrati potentini, ritenendo non concrete le esigenze cautelari che giustificassero il ripristino di arresti domiciliari e obbligo di dimora. Della stessa idea è stata anche la Corte di Cassazione, che infatti ha dichiarato inammissibile il ricorso. E nel caso di Spera, difeso dagli avvocati Savino Murro e Maurizio Spera, i giudici di Piazza Cavour non hanno neanche ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del DG dell'azienda ospedaliera Potentina.